Emozionato per la solidarietà, toccante testimonianza del rugbista francese Aristide Barrault, ferito il 13 novembre negli attentati di Parigi. L'ex Lions, ora in forza al Mogliano, ha seguito la partita al Beltrametti. 1 milione di euro per i Sassi Neri. Li ha disposti il Ministero dell'Ambiente per la frana nel comune di Farini. Per gli alluvionati i primi rimborsi arriveranno tra primavera ed estate. Appartamento distrutto. L'incendio si è verificato a Vico Barone di Ziano ed è partito dal surriscaldamento di una canna fumaria. Da Piacenza a Miami. Nel mirino ha raccontato la storia del broker immobiliare Giovanni Tosi, da 10 anni negli Stati Uniti con un'agenzia a Miami Beach. Multe dalla Croazia, occhio alla truffa. Diversi casi anche nel Piacentino di persone che hanno ricevuto il bollettino per la contravvenzione da pagare, ma non c'erano mai stati. Piacentine domani in campo. Scontro diretto per la salvezza al Garilli per il Pro contro il Lumezzane. In Serie D, Piacenza in trasferta a Carate Brianza, Fiorenzuola in casa con il Pontisola. Tornano Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Tutti i risultati domani su liberta.it.